Terza giornata di ritorno del campionato di eccellenza d'Abruzzo. A Cupello arriva il Castelnuovo di Mister Bellè. Dirige l'incontro il signor Ciannarella della sezione di Pescara. Entrambe le squadre si studiano, bello un tiro cross di Race che arriva direttamente dalle parti di Venditti che respinge e lo scadere del nono minuto. Il Cupello è più presente nella metà campo avversaria e il 35esimo quando Stivaletta dalla destra tenta un diagonale dalla distanza para Venditti. Al 41esimo un cross dalla sinistra di Colucci costringe Di Cencio ad uscire dai pali. Ancora Castelnuovo con Capitan Colucci che batte una punizione dalla destra, trova Santos che con un colpo di testa manda alto e il 44esimo. Nel secondo tempo esce dai pali al sesto minuto Venditti ed è una ghiotta occasione per Stivaletta fermato dalla retroguardia nero-azzurra. Al decimo ancora Stivaletta che è tutto solo davanti la porta, sciupa tutto così. E il 22esimo quando il Castelnuovo è pericolosissimo, prima con Santos e poi con Colucci. Retroguardia locale ben salda e Capitan Felice attento a respingere con un colpo di testa. Un minuto più tardi tenta il tiro anche Sadij, ma nulla di fatto, risultato inchiodato sullo 0-0 e due squadre quadrate che cominciano un tantino a sbilanciarsi. Al 25esimo è miracoloso il cross di Berardi per Felice che anticipa il portiere e sigla il gol del vantaggio locale 1-0. Il Cupello continua a spingere in offensiva ed è pericoloso anche un minuto più tardi. 32esimo doccia fredda per il Castelnuovo che resta in 10 uomini per l'espulsione di Giordano per doppia ammonizione. Gol subito e ultimi minuti in inferiorità numerica per gli uomini di Mister Bellè che nonostante tutto pareggiano i conti al 36esimo con un tiro in solitaria di Sadic tutto solo davanti la porta ci porta sull'1-1. Un minuto più tardi ancora pericoloso il Cupello ma nulla di fatto. E il 38esimo quando Stivaletta si fa vedere dalla distanza, la gara si accende. Quasi allo scadere il 44esimo quando è pericoloso anche Troiano con un diagonale che termina sul fondo. Un minuto più tardi capovolgimento di fronte con Dos Santos che manda alto. Al 48esimo minuto ancora Troiano a tu per tu con il portiere che respinge. Una gara fino all'ultimo respiro, un punto ciascuno sicuramente prezioso per il Castelnuovo. Forse gli uomini di Mr. Zeduláiev si aspettavano qualcosa in più.